Poracci, tutta questa fatica per la Limited di Xenoblade non poteva che portare a un solo risposte sbagliate del genere. Il primo a riconoscere la Definitive Edition senza errori è stato Alberto, mentre la risposta più sbagliata di tutte non può che rimandare alla Collection Remaster più poraccia di sempre. Sarà passato un anno, ma il ricordo di quella porcheria rimane indelebile nei nostri cuori. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Why does this stuff keep happening to me? Mithra, don't complain. You talk the talk, now dance the dance. Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non essere condotto da un VTuber. Quello di oggi sarà un venerdì ricchissimo, ma così tanto che andremo avanti a un ritmo serrato, perché c'è pochissimo tempo da perdere. Prima di tutto però vi invito a mettervi in marcia, una marcia svelta, anzi mettetevi a correre verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle poro notifiche e seguitemi su tutti gli altri socials, i link li trovate in descrizione, c'è anche quello al Porion, fatelo per lui. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Cioè, iniziamo! Partiamo dall'aggiornamento che speravamo di sentire ormai da diversi giorni. La Collectors di Xenoblade Chronicles 3 è tornata disponibile sul My Nintendo Store e molti di noi sono riusciti finalmente a prenderla. Dopo giorni di disservizi sul My Nintendo Store, dove addirittura quando il sito non era completamente morto, la pagina prodotti della Limited era sparita, finalmente abbiamo avuto una finestra di tempo abbastanza ampia per comprare senza problemi questa maledetta Limited. Colgo l'occasione per ringraziarvi tutti quanti per il supporto e tutte le segnalazioni sui social. Senza il vostro aiuto non avremmo mai potuto fare affidamento sullo scandaloso portale di Nintendo e la pessima gestione di questi pre-order. Questa è solo la prima battaglia non violenta dei poracci contro gli scalper. Ora speriamo solo che venga spedita il prima possibile, in teoria dovrebbe uscire il 21. E a proposito di collezionismo ed edizioni fisiche, sempre da una vostra segnalazione ho scoperto che la versione fisica di Cuphead è disponibile su Amazon. La versione base costa una quarantina di euro e comprende tanti gadget, oltre ovviamente al gioco base e la sua espansione. L'uscita è prevista per il 6 dicembre e vi lascio il link in descrizione per supportare il canale e ovviamente se siete interessati a altre segnalazioni del genere trovate sempre in descrizione il link al gruppo Telegram delle offerte poracce. Oggi sono uscite le recensioni di Scorn, l'FPS più disgustoso di sempre. E come ormai avevamo intuito dalle anteprime, si tratta di un titolo che farà molto discutere. Abbiamo un'atmosfera impressionante e un art style pazzesco, ma a livello di gameplay la produzione non brilla certo né per originalità né per complessità. Un titolo sì da provare, ma che potrebbe deludere chi ha come priorità assoluta il gameplay. La buona notizia è che è già disponibile all'interno del Game Pass, ma solo per Xbox Serie X, S e PC. E visto che siamo nell'angolino dell'orrore schifoso, IGN ha fatto una bella anteprima del remake di Dead Space, dove tra l'altro viene introdotto un concetto di randomizzazione molto cool. Praticamente, per non far pesare il backtracking agli utenti, ogni stanza ha la possibilità di attivare in modo randomico centinaia di eventi diversi ogni volta che la si attraversa, e questi variano da un cambiamento delle luci fino all'arrivo improvviso di mostri. Rispetto all'originale questa è una bella aggiunta, però c'è anche un problema. Il frame rate è al limite dello scandaloso. Speriamo che si tratti di una early build in grado di sistemare questo bel problema prima dell'uscita del gioco. Sempre horror, anche se di meno, in uscita la settimana prossima al Day One Soul Pass c'è Requiem, il seguito di A Plague Tale Innocence, protagonista assoluto di uno dei miei video più virali di sempre. State in campana perché iniziano a circolare spoiler pesanti sulla trama del gioco. Ora il mio è solo un presentimento, un'intuizione, mica ho provato il gioco, ma fidatevi, è un titolo che meriterà di essere giocato e vissuto. Non rovinatevi l'esperienza andandovi a cercare gli spoilerini. Datemi retta, no? Bravi. Quanti di voi stanno aspettando Persona 5? Secondo Atlus, tipo tutto il mondo. Il publisher infatti ha imposto delle linee guida molto stringenti per quanto riguarda la condivisione di immagini di gioco,
nonostante poi si tratti di un porting, neanche di un titolo nuovo a tutti gli effetti. È proibito in toto lo streaming prima del 21 ottobre, e fino qui niente di strano, ma anche dopo l'uscita continuano le restrizioni. Bisognerà segnalare a inizio di ogni video, che tratterà di Persona 5 Royal, la presenza di eventuali spoiler, e in più è richiesto di non fare menzione alcuna di gran parte del gioco, da un punto specifico fino al finale. Ah, e poi non si può usare la musica originale e va inserito un watermark su ogni clip. Direi che neanche la Nintendo dei tempi d'oro era così agguerrita nel non voler far circolare le immagini dei suoi titoli, quando poi è praticamente tutta pubblicità gratis. Vabbè, cosa esce il 18 novembre ed ha una grafica spaccamascella? No, intendo oltre a Scarlatto e Violetto, ma certo, la versione PC di Miles Morales, lo Spider-Man 1.5 che ha rappresentato uno dei due pilastri di PS5 al lancio della console. Come al solito, l'approdo su PC comporta numerosi benefit, tra cui l'utilizzo del ray tracing e della terza generazione di DLSS. C'è qualcuno di voi che è passato ai titoli Sony su PC? E ora torniamo a parlare del film di Super Mario, inserendo, come al solito, immagini di repertorio. Avevamo già saputo dalle dichiarazioni di Jack Black che Bowser avrebbe avuto il suo momento rock, anzi heavy metal, all'interno del film, ed è molto probabile che il Re dei Koopa abbia un momento musicale tutto suo. Ora però anche il doppiatore inglese di Todd ha dichiarato durante un'intervista rilasciata a Variety di essersi ritrovato a improvvisare una canzone all'interno del film. Quindi magari non stiamo proprio virando nel campo del musical, ma è possibile che in linea con la tradizione dell'animazione classica, all'interno del film ci siano numerosi momenti musicali. E non è che la cosa mi faccia proprio impazzire, queste sequenze le trovo sempre molto difficili da digerire e spezzano troppo il ritmo della narrazione. Ma vi immaginate poi Chris Pratt che fa Mario che canta? Inizio a avere un po' di paura. Ci sono novità interessanti anche per Mario Kart. Nintendo ha infatti annunciato che in occasione di Halloween Mario Kart Tour riceverà un bel aggiornamento. Previsto per il 18 ottobre, questo update porterà, tra le tante cose, anche un nuovo classico tra i tracciati, ovvero il lago di Boo, una pista presa direttamente da Super Circuit, l'episodio uscito su GBA. Un gran bel ritorno che molto probabilmente entrerà a far parte della terza ondata del pacchetto percorsi aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe, previsto nei prossimi mesi. Infatti non solo abbiamo già visto in passato che i due titoli a livello contenutistico si muovono ormai in parallelo, ma un datamine di agosto ne aveva già ipotizzato la presenza insieme ad altri due tracciati che sono stati già confermati nel trailer mostrato durante il Direct di settembre. Come al solito non c'è nulla di ufficiale, ma prenderei questi leak praticamente per certi. E chiuderei con questo bello scontro generazionale, perché non c'è nulla che scalda gli animi come l'accostamento di Nintendo Switch e Steam Deck. E se ne sono resi conto anche quelli di Epilogue, la ditta che ha creato il GB Operator, una periferica di cui vi ho parlato un po' di tempo fa. Con un post social hanno fatto vedere come l'Operator e la sua app girino senza problemi su Steam Deck e come in modo estremamente comodo e immediato è possibile utilizzare le proprie cartucce originali su deck, trasformando così il PC portatile di Valve in una sorta di Game Boy. E questo è un paragone che proprio non ha senso. L'emulazione è una funzione marginale del GB Operator, i cui utilizzi primari sono ben altri. Tra l'altro, inserendo una cartuccia, in realtà l'app crea una ROM al volo e quindi tecnicamente non si sta giocando dalla propria copia originale. L'Operator serve per creare ROM, archivare i propri salvataggi e controllare l'integrità delle proprie cartucce. Su deck non ha senso utilizzare un device del genere per l'emulazione quando queste funzioni vengono svolte tranquillamente in modo nativo. Al massimo si potrebbero fare queste due comparazioni. Switch e deck se si mette a confronto l'emulazione del GBA, possibile senza custom firmware solo su una delle due piattaforme, oppure paragonando l'Operator su deck all'Analog Pocket. Ma qui un accrocchio del genere ne uscirebbe con le ossa rotte se messo a confronto con quello che possiamo ritenere il Game Boy definitivo. E chissà, magari qui sul canale torneremo a parlare molto presto del Pocket, ma non vi spoilerò nulla. E questo però era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a lunedì con un nuovo video e vi auguro un buon weekend. Voi, mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo, sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro.
Io sono il Poro Musical, Michele Kart, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Nerdate duro, durissimo, 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 durissimo.